Voilà ragazzi, ciao a tutti la Nick, bentornati qui su Ark Survival Evolved nella mappa Lost Island. Come sempre ragazzi, prima di cominciare vi ricordo che in descrizione ci potete trovare più di un link che vi permette di comprare questo e anche tantissimi altri giochi scontati. In descrizione ci trovate anche i miei social, i miei canali Telegram. E poi mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video. Allora ragazzuoli, dunque, raccogliamo il nostro Sinomagrops, il nostro piccolo animaletto che ci permette di volare. Dunque, che facciamo quest'oggi? Allora, innanzitutto trasferiamo qua dentro quello che c'è nella coltivazione. Ci abbiamo anche le narcobacche, quindi le trasferiamo tutte qua dentro. E poi mi pare che stavamo a produrre vimbacche, quindi anche quelle. Tutte qua dentro. Allora, fatto ciò, raga, un po' di cibo per me. E allora, che si fa quest'oggi? Oggi praticamente pensavo di addomesticare animali un po' piccolini, ma comunque forti. Nello specifico pensavo di provare a prendere o lupi o smilodonti. Questo perché sono animali abbastanza forti, però piccoli. Quindi, insomma, con questi animali possiamo magari andare in qualche caverna per esplorarla. Mi sentirei più al sicuro perché, ok, la minigun, ok, fucile a pompa, ma non penso che è il top, non penso sia sufficiente. Allora pensavo a questo. Dunque, diciamo che i lupi e i smilodonti con facilità li troviamo in montagna. Quindi io prendo fucile e colpi. E fino a qui ci siamo. C'è stata una volta che ho preso il castoro con l'argentavis, quindi magari riesco anche a prendere il lupo con l'argentavis. Si deve provare. Se mi riesce è il top. Allora, rinoceronte carino, ma non è lui che serve a me. Eccoli i lupi. No, smilodonti. Però livello 95. Metalupo 130, perfetto, eh. Possono sembrare piccoli, ma non sono piccoli. Oh, ce l'ho fatta! Aia, li mortacci! Ok, mordi pure. Che me frega, tanto sembra in gabbia da porto adesso. Ottimo, raga. E calmati! State buona! Eccola. Meglio di così. Mettiamo il lupo nella trappola. Ce l'abbiamo fatta? Sarà una passeggiata. Sarà una bella passeggiata. Allora, se lui non esce mi fa il favore. Come lupo livello 45? Che schifo! Dai, ho sbagliato lupo! Ma va fango! Livello 45. Beh, mi ha dato un po' di pelliccia, può tornare utile. Porca miseria, pensavo che avevo preso quello giusto, raga. Meno male che ho sprecato solo un dardo. Cioè, ho notato pochissimo torpore. Ho detto, cosa? Così poco torpore? Un animale di livello 130 con così poco torpore. Eccolo, metalupo 130. Per sbaglio ho aggrappato quello sbagliato. Sì, qua l'ho preso. Mi sa che ho preso quello sbagliato, non ne sono sicuro. Metalupo 90. Non è male, ma non è quello che volevo. Eccolo quello giusto. Finalmente. Difatti fa decisamente più male. Meno male che abbiamo un bel po' di resistenza con questo grifone. Scusate, Argentavis. Meno male che c'ho un po' di salute. Dai,
Datta una cammata, amico bello. Cammate. Fuori. Allora, prima di sparare mi assicuro che stavolta è quello giusto. Lui, lui, e questo pure è più agitato, eh. Mi guardo alle spalle perché non vorrei che il resto del gruppo magari arriva all'improvviso. Oh, non è che esci? Non credo. Ci mancava solo che usciva. Ci siamo quasi però, eh. Uno, due colpi e l'amico mio dorme. O è femmina? O maschio, eh. Oh, come si suol dire. E vai. Dammene 5 pezzi, dai, 6 pezzi. Dovrebbero bastare. Allora, lupo maschio. Intanto che il lupetto fa quello che deve fare, sapete che vi dico? Vado a cercare una femmina di livello alto. Anche se mi sa che è un po' inutile. La gabbia è in uso. Non posso spostarlo. Non ho modo di spostarlo dalla gabbia. Comunque questo dovrebbe prendere 16 livelli sulla forza. Ne piglia pochi a dire la verità sulla forza. Prende molti livelli. 24 livelli li prende sul peso. Accidenti. Non è un gran bel lupo. Perché allora io ho capito... Tipo dove c'è scritto 650, 15, 19, 22. Se ho capito bene, quelli sono i livelli che dovrebbe prendere una volta addomesticato. Se ho capito bene. Se ho capito bene. Quindi se capisco bene, se è così, prendo un mucchio di livelli nel peso che sinceramente non me ne faccio granché. Avrei preferito decisamente più livelli sulla forza. Perché alla fine un lupo a me serve per fare danno, per ammazzare i nemici. Quindi 16 mi pare un po' poco. Insomma, è così così. Ma intanto, vabbè, lo pigliamo. Che dobbiamo fare? Non è che c'è l'imbarazzo della scelta. 22 livelli sulla fame? A che gli serve? Insomma, non è proprio il top del top, eh. Mi sa che forse non lo è, però vabbè. Questo c'è. Allora, famo una cosa. Andiamo. Oh, si è svegliato? Bene. Meglio. Allora, sta cavolo di carne la mettiamo qua dentro. Vabbè, allora, portiamo il lupetto a casa. Perché qui non mi serve. Portiamo il lupetto a casa. Non lo so se effettivamente ha preso... Non lo so se ha preso i livelli come ho detto io. Cioè, tipo, adesso è cambiato. Adesso segna 24, 30, non lo so neanche io. A dire la verità, di preciso, non lo so. Però, boh... Speriamo che è un buon lupo, raga. Non lo so. E si può cavalcare... E si può cavalcare senza sella il lupo. Gran bel vantaggio, eh? Il lupo senza sella lo si può cavalcare. Comunque sia, devo cercare adesso un lupo femmina. Perché lui è maschio. Se io riesco a trovare una femmina, non solo li possiamo far accoppiare, ma possiamo anche avere il bonus coppia. E in pratica maschio e femmina della stessa specie, quando sono vicini, fanno decisamente più male. Hanno un bonus molto interessante. Quindi vorrei cercare una femmina di lupo adesso. Vorrei tanto trovare una femmina di livello alto, ovviamente. Però vabbè, vediamo quello che troviamo. Andiamo. La carne... Cavolo, mi sono dimenticato. Vabbè, la carne... Vabbè, ancora ne abbiamo di carne qui, dai. Speriamo di trovare un lupo di livello 140 femmina, qualcosa di simile. Anche i smilodonti sono interessanti, però... Visto che abbiamo iniziato col lupo. Oh, metalupo 90, raga. È il meglio che c'è. Metalupo 90, livello 90, femmina. Non è chiaramente il lupo perfetto, ma...
Purtroppo pare che non c'è molta scelta. Quindi meglio di niente prendiamo questa. Almeno 90 non è proprio schifo schifo, eh. Non è il top, ma è meglio di niente. E poi è femmina, quindi dovrebbe comunque darmi il bonus coppia. Va bene. Prendiamo questa. Dammi un pizzico di carne. Vabbè, 8, vabbè, gliene diamo di meno poi. Allora. Amica mia. Ma sì, rimani pure lì, per me va bene. L'ho mancata. Dai. Ah, state ferma, disgrazieta. Ma non la piglio mica, eh. Poi quando sparo io si muove sempre. Vai. Vai giù. Avanti. Ma mi sa che uno, due massimo ci bastano. Allora. Ci voleva... Ah, se troviamo comunque un altro lupo, o maschio o femmina, non importa, di livello alto lo prendiamo. Perché più ne abbiamo meglio è. Allora, comunque sia... Boh, vabbè, pure questa 16 sulla forza. Beh, come l'altro. L'altro era pure 16 sulla forza. Vuoi vedere che questo arriva a 260% di danno come l'altro? L'altro pure... Alla fine era 180 ed è arrivata a 260. Vuoi vedere che questa arriva a 260? Il che la fa diventare simile all'altro lupo come forza. Però come vita, dov'è la vita? Boh. La vita qual è? Non lo so. Non so qual è la barra della vita. Quale sarà la barra della vita? La prima è il vigore. Vigore, ossigeno, fame, peso, forza e velocità. Cioè attacco e velocità. Non c'è un quanto prende di vita, mi sa. Vabbè. Vabbè, boh. Vediamo se arriva a 260 pure lui di attacco. Mi incuriosisce giusto questa cosa. Eccolo qua. Addomesticato, portiamolo a casa pure. Allora, torniamo a casa. Eh sì, difatti, 260%. 260% proprio come all'altro. Esattamente come all'altro lupo, raga. Uguale. Quindi, alla fine, sono simili. Però, chiaramente, lui è di livello... Ecco, capo branco. Capo branco. Dovremmo avere adesso anche il... Ecco, potenziamento coppia, vedete? Potenziamento coppia. Anche se non segna danno in più, ma dovrebbe essere così. Cammate, oh, che ce l'avete con me? Potenziamento coppia. Meraviglioso, raga. Quindi siamo riusciti. Anche loro tecnicamente hanno... Ah no, non mi devi seguire. Anche loro due hanno il potenziamento coppia. Anche questi due, perché sono maschio e femmina, dovrebbero avere il potenziamento coppia, no? Difatti, potenziamento coppia. Meraviglioso. Allora, dobbiamo tornare di là. E già con tre lupi potrei provare ad andare... Anche se a dire la verità... Allora, è vero che con tre lupi possiamo anche rischiare andare... In zone pericolose. Ma c'è un ma. Oh, lì quella femmina è troppo buona. Smilodonte. Metalupo 103. Vai, apriamo subito. E questo? Metalupo 85, femmina pure. No, non mi interessa. Andiamo, va. Quando ha finito da abbaiare. Metalupo 130. Uè. Pure femmina 135. E chi dice di no? L'altra era femmina pure. C'era una femmina 85, ma io la lascerei lì dov'è.
Ora, allora, vi stavo dicendo, porca miseria, questa sì che è una femmina buona. Guardate un po', questa femmina c'ha 260 in danno e in più prende 32 livelli. Questa è micidiale, questa femmina è troppo buona. E allora qui si arriva al discorso che vi stavo per fare. Perché alcuni di voi mi hanno detto, Nick, io ti consiglio, anzi Nick, ti consigliamo di non portarti questi animali in combattimento. Insomma, per farla breve, alcuni di voi mi hanno detto, Nick, fagli fare i figli, portati i figli in combattimento, non i genitori, perché ai genitori gli fai fare sempre figli. E i figli li puoi anche rischiare di perdere, insomma, capite il discorso, no? Il discorso è quello, perché per dire, io adesso ho questa femmina fenomenale, ho questa femmina mostruosa, è un'ottima femmina che può fare figli potenti in attacco, perché rischiare di perderla e farla morire, quando invece potrei rischiare magari i suoi figli, che magari non sono tanto buoni, dormi, cavolo... Capito il discorso? Ecco, quello è il discorso. Questo è il discorso. Dato che questa femmina potrebbe essere potente, perché rischiarla? Gli faccio fare i figli. E rischio magari dei figli che sono buoni, ma non tanto buoni come la madre, no? Capito? Quindi, ecco il discorso. Il discorso è questo. Mi sa quindi che nel prossimo gameplay non andiamo in caverna. Mi sa che mi conviene vedere un po' come far fare dei buoni figli a questi lupi. Mi sa che questo è l'ideale. Vabbè, per ora intanto li addomestichiamo, poi vediamo. Allora, c'era quell'altra femmina, andiamo un attimo a guardarla. Magari è una femmina stranamente potente in qualche modo. Andiamo un attimo a vederla, anche se però era una femmina di livello 85, quindi comunque sia rimane sempre una femmina di livello basso. Diciamo che no, non è proprio tutto sto granché. Ah no, quello smilodonte. No, peggio. Fa schifo proprio. Lo smilodonte però così. No, lasciamolo stare, va. Per ora lasciamolo lì dov'è lo smilodonte. Che cos'è? Gufo delle nevi, bello il gufo. Teniamoci alla larga che sono aggressivi. Porca miseria! Ai! Morta! E so pure veloci, cavolo dei lupi! E gufi! E non ti volevo far arrabbiare, signor gufo! Ma come me ne... come cacchio me ne libero, mo? Fa un ma... E io t'ammazzo, eh! E vabbè, lo devo ammazzare, che devo fare? Che devo fare? Va bene! Che devo fare? Hai deciso di sfidarmi? Portacci su, sono pure veloci i gufi. Quanta stamina ho? Posso sparare mentre che volo, no? Posso sparare mentre che volo, no? Giusto. Ci mancava l'attacco del gufo assassino, li mortacci. Vabbè, ho capito qual è il giochetto suo, va. Ho capito qual è il giochetto. Ormai ho capito come ti muovi. Non mi puoi più fregare. Ho capito come ti muovi. Ormai. Ah, ancora non ti arrendi? Ah no? Morici. Che vuoi da me? Morici. Tanto c'ho più vita io di te, brutto uccellaccio. Ah già, che comunque il gufo, vabbè, è morto. Mi spiace che l'ho dovuto uccidere, raga, ma non mi ha lasciato scelta. Allora, il gufo è un gran bell'animale che dobbiamo addomesticare prima o poi. Il gufo praticamente è un animale come lo smilodonte, praticamente può curare se stesso, me e chi gli sta attorno. È un bell'animale, però questo qui non mi ha lasciato scelta, perché il gufo è più veloce dell'Argentavis e non me ne sarei liberato.
questa dovrebbe essere potente adesso. 370%. Mi sa che è più potente del maschio. Mi sa che lei è decisamente più potente del maschio. Allora, ce l'ho ancora la tipa? Qua è. Non hai cibo, cacchio. Aspetta. Ok. Perché tecnicamente una cosa la vorrei fare. Vorrei far nascere un piccolo di... Vorrei fargli fare il figlio. Allora, capobranco, tu sei femmina, maschio. Io vorrei fargli fare mo il figlio. Sì, ma... Ovviamente i lupi non fanno uova. I lupi non fanno uova. Quindi come nascerà? Allora, femmina e maschio. Giusto? Ok. Allora, abilità accoppiamento. Ok. Quanto tempo ci vuole a farlo sto figlio, mo? Poco. Tecnicamente non fanno le uova perché sono mammiferi. E i mammiferi non fanno mica le uova. Quindi dovrebbe spuntar fuori. Ecco, più o meno così. Dovrebbe spuntar fuori sto piccolo, no? In qualche modo. Va bene. E lei si dovrebbe occupare di tenerlo in vita. Non dovrebbe morire come le viverne. Ora qualcuno dirà: Nick, allora perché non le portate, non hai messo le viverne vicino a lei? Perché le viverne sono morte di fame e ci voleva il latte di viverna. Il lupo invece si mangia la carne e la carne qui dentro c'è. Quindi il lupo non ci può morire. Il cucciolo non può morire. Non ci dovrebbe essere questo problema comunque. Beh, vediamo un po', anche perché molti di voi mi hanno detto: Nick, è inutile che... Cioè, è inutile che gli fai fare i livelli ai lupi o agli animali, perché tanto il cucciolo prende il livello del padre e madre base, non il livello di esperienza, insomma, non so spiegarmi. Quindi, tecnicamente, dovrebbe nascere un lupo di livello... Non lo so, livello 190 circa dovrebbe essere il lupo che nasce. Più o meno. Ok, ci siamo. Mettiamo un po' di gamma. Anche no, perché vorrei vederlo. Sì. Ah, mo c'ha gestazione. Ah, ok. Un altro minuto manca. Allora, tecnicamente in questo minuto. Sì, tecnicamente lei è femmina pure. Potrei fargli fare un figlio, un cucciolo. Però nasce un cucciolo di livello scarso. Che me ne faccio? Non mi serve. Meglio di no. Non gli faccio fare i figli a lei, è di livello basso. Mi nascono figli di livello basso, non ci risolvo niente. Quindi lei rimane single. Due? Fico! Due lupi bianchi. Fammelo pigliare st'altro prima che ci schiatta. Ah, te vuoi pesce cotto pregiato? Ah, sei di quello complicato. Ok, in teoria manca l'ultimo imprinting e poi ci siamo. Coccole, ok, imprinting finito. Coccole, meglio. Perfetto, raga, tecnicamente l'imprinting l'abbiamo finito. Diamogli la carne. Nel dubbio, visto che non lo fa lei. Doveva farlo, ma pare che non lo fa. Ok. Dammi qua, va. Mi assicuro che voi sopravvivete. Ora posso finalmente vedere come stanno con me. Porca miseria. 500 di danno. 4,30. Favoloso. 2009 di salute. 2009. Raga, so potenti. So potentissimi. I genitori. Ecco perché appunto mi dicevano: Nick, fagli fai i figli. Guardate il genitore 2100-260. Cioè,
completamente. 2640, 370. Hanno preso più della madre, ma anche meglio. Pronta ad accoppiarsi tra due ore o giorni. O ore. Ok, però no, 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 no. Non ti accoppiare mentre che non gioco. No, 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 no. Non vi accoppiate mentre che non gioco. Non devono accoppiarsi mentre che non sto in partita, sennò i cuccioli muoiono. Quindi la prossima volta gli posso far fare altri due cuccioli. Quindi capite bene che tecnicamente... Ma sono maschio e femmina questi due? Femmina? Femmina. Ah, ok. Beh, piglio il padre, gli faccio fare i cuccioli con... Non è buono? Potrebbe essere buono. Non lo so. Vabbè, raga. Allora, intanto concludo il gameplay. Perché il tempo l'ho finito. Quindi, favoloso, ci abbiamo adesso addirittura 5 lupi. Che dirvi ragazzi, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ciao alla prossima.